sempre qui in diretta da Expo Cook. Ori del Mediterraneo, le 6 DOP del vero siciliano. Io sono pronta ad entrare veramente nella degustazione, nel mondo degli oli, e sono con Antonio Palazzo. Lui è un vero professionista, degustatore, quindi sono super curiosa di capire un po' quelli che sono i passaggi da non poter mancare per captare l'olio di qualità. Ma diciamo che, allora, intanto noi stiamo portando avanti questo progetto di una carta degli oli, di 6 olive, di 6 cultivar delle zone più significative della Sicilia. Quindi abbiamo scelto l'anno cellara del Belice, un po' l'anno cellara dell'Etna, l'oliarola del Messinese, eccetera. 6 tipi di olio da mettere in carta degli oli nei ristoranti, in modo che il commensale, il cliente, possa scegliere il tipo di olio che più gli piace. E l'olio di qualità prevede, è chiaro, alla qualità ci si arriva soltanto dopo selezioni, tempi, lavoro alle spalle, quindi sono oli, sono tutti bio chiaramente, e così. Posso chiederle, scusi se le interrompo, proprio le caratteristiche, se può magari accennarle qualcuna di questi 6 oli diversi? Ma le caratteristiche variano da olio a olio, da cultivar a cultivar, a cominciare dalla quantità di acido oleico o i polifenoli, diciamo, e quindi anche dal terreno, anche dall'aria che respirano, se è vicino al mare, se è in alto, in altura oppure in pianura. Queste caratteristiche comunque sono sempre significative a livello salutare, quindi l'olivo è un toccasana sempre, in tutti i livelli, tranne la quantità, perché se ne bevi 2 litri diventa un problema. Con moderazione in tutto come nella vita. Ma io, da consumatrice, sono a tavola in un ristorante e ricevo questa carta di questi 6 meravigliosi oli. Qual è, diciamo, il modo giusto per accostarli a una cena, una pietanza? Cioè, il modo di scelta, come avviene per un consumatore? Come dovrebbe avvenire? Ok, il problema è questo: se il consumatore è in grado di scegliere in base alla pietanza che lui ha richiesto, bene, il problema è risolto. Ma noi scolarizzeremo anche il personale di sala nella scelta dei piatti, a consigliare a secondo il piatto il tipo di olio giusto. Poi sarà il cliente ad accettare o meno, un po' come il vino, no? Io ti consiglio questo, però poi se tu vuoi un altro... Questa è una bellissima, secondo me, innovazione anche nel mondo della ristorazione, quindi non vedo l'ora di potermi sedere a tavola e ricevere la carta degli oli. Grazie mille. Vi aspettiamo a tavola.